pianoforte dal vivo, danza dal vivo, ovviamente niente, questo legame di pianoforte e danza è un legame abbastanza consolidato per i ballerini soprattutto, noi studiamo con i pianoforti da quando siamo piccoli. Tutti i giorni i ballerini studiano con il pianoforte, quindi però diciamo un ritorno a uno spettacolo semplice, essenziale, perché è veramente molto pulito da questo punto di vista, e non per questo banale, ecco. Siamo in quattro, perché siamo tre che balliamo e Sofia Vacheru che suona, e quindi siamo in quattro in sintonia. Essere coordinate anche quando uno danza con l'orchestra, ma in questo caso lo trovo molto più intimo e questo è un lavoro che ha fatto il coreografo insieme a noi, insieme alla pianista, e credo che questa cosa viene fuori. È molto bello comunque essere sul palco, sentire la musica così molto vicino, e cioè anche la pianista ha ogni giorno delle emozioni diverse, quindi noi sentiamo le sue emozioni e cerchiamo anche noi con la nostra danza di portare al pubblico qualcosa di diverso ogni volta, quindi credo che sia un modo di vedere la danza e la musica diversamente, visto che è tutto molto, come ho detto prima, molto più intimo. Io penso che durante tutto lo spettacolo c'è un filo, no? Conduttore. E, a me particolarmente mi piace tantissimo la Ciacona dei Bach. Credo che lì è dove sia la pianista che noi ballerini arriviamo proprio al massimo della nostra potenza. Questo è uno spettacolo, secondo me, ma sono di parte sicuramente, di grande poesia, di grande qualità, uno spettacolo molto raffinato, un viaggio che va da Chopin a Debussy a Rachmaninoff e Bach. Siamo tre danzatori e una pianista dal vivo che è sicuramente parte integrante dello spettacolo, perché è sul palcoscenico con noi, e quindi insomma si crea questa emozione
questa sinergia tra danza e musica sul palcoscenico. Beh, il percorso è arrivato sicuramente dal coreografo Massimo Morricone, che è un grandissimo coreografo italiano, ha fatto dei grandi capolavori in passato per diversi teatri grandi italiani, e lui è un coreografo secondo me molto poetico, molto, come si dice, malinconico secondo me, lo dico nel senso meraviglioso della parola, e quindi questa è stata una sua scelta. Questo qui è stato un progetto che ha coinvolto tutti allo stesso modo, la nostra agente, Ilaria Scaffardi, il nostro direttore delle luci, Claudio Smith, e noi che abbiamo investito del tempo anche durante il lockdown, quando potevamo, ci incontravamo, e, insomma, montavamo dei pezzi insieme con lui e ognuno ha investito del tempo e anche in termini economici per realizzare questo spettacolo.